la storia ci dimostra che lo sviluppo non è sostenibile. Perché non è sostenibile? È semplice da capire, perché gli economisti hanno costruito un modello sul modello della, della meccanica di Newton. Ma il mondo reale non è un mondo meccanico. Anche i fisici lo sanno bene, c'è le leggi della termodinamica e particolarmente la seconda legge che ci dice che un'energia che è consumata non si può più trasformarla nella forma prima. Naturalmente niente si distrugge, ma quando abbiamo bruciato un litro di benzina nella macchina, non l'abbiamo più a disposo. Per ritrovarla si deve consumare ancora dell'energia. Questa è la legge dell'entropia. E gli economisti non hanno negato l'evidenza dei limiti fisici. Anche quando ho fatto gli studi economici negli anni 60, si diceva l'aria, l'acqua è limitata e allora sono beni naturali che non hanno valore. Anche forse negli manuali è ancora scritto così. E si sono dimenticati dei suoli, dell'acqua, del climato, del ruolo intrascurabile della biodiversità. Allora è chiaro anche per un bambino che una crescita infinita non è possibile su un pianeta finito. Allora naturalmente, lei ha parlato dell'ingegnosità umana e fortunatamente l'uomo è ingegnoso e la scommessa della decrescita è anche una scommessa sull'ingegnosità umana, che l'uomo sarà capace di trovare soluzioni e effettivamente trova delle, per esempio, tutte le grandi imprese che sono i più inquinatori del pianeta, che si sono rassomigliati nel più grande lobby di criminali in collo bianco, il World Business Council for Sustainable Development, il Consiglio Mondiale per lo Sviluppo Sostenibile, parlano sempre dell'eco-efficiency, l'eco-efficienza. È una buona cosa che sempre più, per fare una macchina, la Fiat usa sempre meno acciaio, sempre meno caucciù, sempre meno, e la macchina consuma sempre meno petrolio. Questo è una buona cosa, ma come lo diceva il ministro ceco dell'ambiente, quando si è un'inondazione, un allagamento nella camera da bagno, si può prendere della serpillière, degli stracci, eccetera. Ma lui dice, la prima cosa che faccio io è chiudere il rubinetto. Se non chiudiamo il rubinetto, chiudere il rubinetto è uscire dalla società della crescita.